povero angelo mio. Addio Nazaré, addio Luca. Ciao, addio. Ciao. Ciao. Ciao Nazaré. Ciao. Mettete qua. Per forza che ti senti male. Con quella stozza di pane sullo stomaco. E mo che fai? Ti metti a piangere, metti. Ma che c'hai? È la prima volta che parto. Che c'è da piangere per questo? Su. Voglio scendere, non ci voglio andare a Roma. Ma che te sei ammattita? I fratelli miei se ne vanno a cercare lavoro. E siccome non abbiamo più nessuno, mi manda da Roma a far la serva. Il parroco del paese mio ha scritto a certe monache che mi hanno trovato un posto da gente buona e timorata di Dio. E beh, che sarà mai? C'è gente che pagherebbe vanno a Roma. Io no, sto tanto bene a Castelluccio. Ma vedrai, ti piacerà pure a te, ti piacerà tu, non piace. Ah, brava, ti chiami Celestina. Mi fate scendere, per favore. Speriamo bene, sorelle. Casa nuova, vita nuova e donna nuova. Ninnarello, dammi qualche cosa per le suore. Ecco, sorelle, questi serviranno per la cappellina. Poi passerò io a salutare la madre sua. Che fate laggiù? Madre, ricordati di essere buono, obbediente, e qualche volta vienici a trovare. E raccomandati all'angelo custode. Grazie, madre. Sei la donna nuova, tu? E allora tieni, ragazzino, non vedi che da un'ora sto con questo in braccio? Senti, mi servono un po' di spicci da regalare ai facchini. Va bene, ma mangiare non si mangia. Hai ragione, caro, rimediamo subito. E come ti chiami? Agnesina, Gelsomina? Celestina. Ah, Celestina. Sì. Trova un fornaio, un salumaio e vai a comprare subito qualcosa da mangiare. Dagli i soldi, su! Sì, sì. Ecco, vieni, fa presto, eh. Dammi. Signore, mi stai attenta tu alla roba mia? Ma sì, vai, sbrigati. Mi sembra un po' tonta. Ma... Guarda che fa. Speriamo che abbia voglia di lavorare, perché io non ce la faccio proprio più con questo. Piano, mi raccomando, quello lì, piano, un camion qui fermo poco fa. Ah, Bernabé è qui, vieni a sentire. Che c'è? Non sa dove abita. Che? Non trovo la casa. E che sei, l'ha sperduta nel bosco? Au, veglia, ma non hai paura? No, insomma, lo sai o non lo sai dove abiti? Ci è arrivata stamattina. Ah, è roba da scemi questa. È una casa nuova. Ah, e qui è tutto nuovo, pure noi siamo nuovi. Che non si vede? Ma lo sai almeno come ti chiami? Aspetta, potremmo portare oggetti smarriti. Ah, mia, questa quasi quasi me la tengo. E cavo, butta via. Del resto chi trova una cosa sa, può pure tenerlo. Ma domandalo a qualche portiere, va. Ah, eccolo, lo riconosco dal pianto. Ma guarda, sì. Ma dove? Papà, me li trovi? Devo fare i compiti. Come faccio senza quaderno? Ma che compiti? In questa Babilonia ti metti a fare i compiti adesso. Papà, hai visto che ho trovato le penne? Non fai il bufone, levati quella roba. Ma poi la maestra mi sgrida. Sta zitta, Nicoletta, non vedi che papà è nervoso. Va via di qui, non mi tormentare, va via! Signor, dove sta la padrona? Ma che ne so dove sta la padrona, che ce l'ho in mano la padrona io? Papà, ti piace Celestina? Non fare lo stupido, vai a sentire se si mangia o no! Mamma, ha detto papà quando mangiamo? Subito, va!
Che sarebbe la storia di questo giovanotto? Uno? Mancava poco, si mangiava tutto il pane. Ah, cominciamo bene. Ti metti a parlare con la gente che non conosci e magari mi porti in casa i ladri. Io? Signor, che sei arrabbiata? Io sono nuova. Tu me lo devi dire quello che devo fare. Me l'ha detto pure il parroco. Tu fai tutto quello che ti dice la signora tua. E basta. Che quella adesso è la tua famiglia. Beh, non esageriamo. Tanto per incominciare mi fai il piacere di non darmi del tu. Poi fai il tuo lavoro e basta. Io ti insegnerò, naturalmente, ma tu ci devi mettere la buona volontà. Adesso, per esempio, va di là e sbrigati. Su, sbrigati. Signor, ma cosa fa? Ma come? C'è l'acqua sul fuoco, quando bolle butta giù la pasta. L'hai capito che il dottore è nervoso, no? Ad apparecchiare ci penso io. Dovrai occuparti di Puccio. Anzi, a cominciare da oggi dormirà con te, intesi? E ricordati di non tirarlo mai su, altrimenti si vizia. E se piange? Fa bene ai polmoni, lascialo stare. Capito? E sta buono, Puccio. È possibile che piangi sempre? Perché sei così cattivo? Poveraccio pure tu. Ma dove t'hanno trovato? Celestina? Celestina! Non lo fare piangere, tiralo su. Il dottore deve riposare. Poverino. Ma poi si vizia. E non dire stupidaggini, fallo passeggiare un po' e poi fa prendere aria alla stanza. Ninna, ninna, che pazienza che ce l'ho. Ninna, ninna, che pazienza che ce l'ho. Pazienza che ce l'ho. Sta buono, Puccio. Ninna, ninna, che pazienza che ce l'ho. Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i bersagli. Sì, sì, non c'è male, ma certe mani di ferro. Immagina che mi ha spaccato un rubinetto nuovo. Scusa, cara. Chi era? Hanno portato questo. E sta attenta con quelle mani sporche di farina, me lo rovini tutto. Scusa, cara, sai, lupus in fabula. Mi stava maltrattando un vestito che mi ha mandato adesso la sarta. Sì, sì. Mi sono sentita rinascere in questa casa nuova e anche mio marito, sai. Sì, insomma, in questi giorni non dico che siamo in luna di miele, ma è tutto diverso. Beh, e tu? Che fai lì? Invece di stare a sentire i discorsi che non ti riguardano, vai ad aprire. Figurati che ieri sera è stato talmente carino che a un certo punto mi ha detto una cosa. Buongiorno. Andiamo, apri sta porta, sono idraulico, mi avete chiamato voi. Ah. Che è successo? Che è, po' rubinetto. Se sono l'idraulico, che risolvo le scarpe io. E questo? All'anima, così nuovo ce l'avete spacciato. L'ho girato. Oh, Edo, io vorrei sapendo te la ritrovi tutta sta forza, così piccola. Beh, non te sperdi più adesso? Credevi che non t'avessi riconosciuto, eh? Perché non parli? Che ti è successo? Ti è cascata la lingua o te sono antipatico io? Eh? Rispondi, hai capito? Ho capito benissimo, non sono sorda. E che con la gente che non conosco non ci parlo. Ah, già, già, non ci avevo pensato, scusa. Ma se non è che questo. Permetti? Fernando Maestrelli. Andiamo, dammi la mano, non vedi che io te la do. Oh, ora che ci conosciamo mi puoi rispondere, no? Di che paese sei? De Castelluccio. Ah, ma allora parli. Siete tutte così carine a Castelluccio. Dimmelo perché invece trasferisco d'urgenza, eh? Ecco fatto. Però questo lo devi girare per verso suo, intesi? Dammi la mano che ti parlo io qua. E ricordati che ogni cosa va presa per verso suo. Hai capito? Ma lo sai che sei carina. Dove vai la domenica? Eh? Perché non andiamo a ballare insieme io e te? Oh! Ti sa che
dunque l'amata della mia padrona la si è messa in testa di pesare tutto quello che compro? Oh. Anche la bilancia nuova la che ha comprato, 2500 lire l'ha speso. E adesso come fai? Ci ho messo un chiodo dentro e faccio fare il peso a modo mio. Ma Fernando, ma sei diventato matto? Ma tu che ridi, che ridi? Cosa fai, il formaggio? All'anima, quello è il ciclone delle Filippine. Gli ho fatto un complimento e non trovò me caccia d'occhio. Chi, la serva nuova? Ti sei capita bene? È una contadina. Beh, se Burina è Burina forte. Burini sarete voi, questo te lo sei scordato. Di su, ti ha dato di volta il cervello. E poi dice che uno mena, mannaggia. Ci vediamo domenica, Balar. Sì, va bene, va bene. Accidenti, che montanara. Marcella, sei pronta? Ma sì, andiamo, che ci fa tardi, fa presto, dai. Marina! Cerca di lanciare in profondità verso Scoglio. Entra Ferrario, colpisce di destro e manda in avanti. Con questi padroni non ci capisco niente. Di Skoglund, palla presa da Ferrario ancora, lanciata fuori area, mazza sulla destra, avanza a Lorenzi in profondità, indugia Lorenzi, sulla destra ammazza ancora, che smista in profondità, raso terra, avanza Lorenzi, tira, mette, ma a fischio dell'arbitro il gol è annullato per fuori gioco dello stesso Lorenzi. Sta per scadere il tempo. Punizione battuta da Manente in area della Juventus. Tesoro, oggi che i bambini sono dalla mamma, perché non restiamo un po' soli noi due? Non abbiamo mai un po' di tempo per stare insieme, Ninnarello? Veramente volevo sentire la partita. No, oh, sempre la partita, lascia stare, oggi andiamo. C'è la donna. Ma deve uscire quella cretina, chissà cosa sta facendo. Celestina? Celestina? Beh, ancora qui, non esci? E in dove vado, signor? Lo sa che non conosco nessuno. E che c'entra? Oggi è domenica, hai diritto all'uscita, no? Io stavo a scrivere ai fratelli miei. Niente, niente, hai lavorato tutta la settimana e ora devi andarti a divertire. Senti, ho un paio di scarpe quasi nuove. Te le voglio regalare. Guarda che belle, ti piacciono? Sì, so belle. Ma ho paura che io con questi tacchi non ci so camminare. Ah, oh, che sciocchezze sono queste. E ci devi abituare anche tu, vedrai, ci camminerai benissimo. E adesso esci, vai. Lasciala sta, sai come eri tu quando sei arrivata? Però c'hai scarpe della padrona, poveraccia, eh? Vediamo se è verde. O se è verde davvero. Beh, vogliamo andare. Addio. Ciao. Ciao. Allora ci troviamo lì, mi raccomando, non fate tardi, eh? Dai. E mettete bene sul sedile. Afanatico. Andiamo, va. Luca, Lazzare, che fate? Come sta? Beh, non c'è male. Perché non siete entrati? Non c'è la signora? Ho suonato, non risponde nessuno. Si vede che dorme. Adesso vi apro io, venite. Vi faccio subito qualche cosa da mangiare e poi glielo dico io alla signora. Venite. Mettetevi a sedere. Giusto oggi vi stavo a scrivere una lettera. Beh, ma qui non ti trovi mica male. Però non è facile. È meglio se torno a Castelluccio. A morire di fame. Senti, ti dobbiamo dire una cosa. Noi il lavoro l'abbiamo cercato, ma non si trova. Non è la fantasia che ci manca. Ci siamo ingaggiati per l'Australia. Partiamo stasera. E dove sta l'Australia? L'Australia è come l'America. Le lettere ci mettono più di un mese per arrivare. Un mese? Ma allora, se ci capita qualche cosa? Ma che dici? Lo sai che in Australia uno può diventare ricco? Ci sta tanto oro dentro i fiumi. E tante pecore che chi le vuole se le può pigliare. Ma ci deve scrivere. E che vi scrivo? Che sto bene. E forse dopo un mese sto malata. E che siamo, signori, che ci ammaliamo? Sul paese non ci sta nessuno. E la casa? Ci dovevamo tornare. La casa l'abbiamo venduta a Michele il Sarto perché ci servivano i soldi per il viaggio. Ma allora a Castelluccio non ci torno più.
Mi tocca restare sempre qua. Celestina! Celestina? Non lo senti che piange? Puccio vuole te. Chi sono questi giovanotti? Signor, sono i fratelli miei. Ah, bravi, bravi, mi assomigliate. Allora, quando hai fatto, vieni a prendere Puccio, eh? Ti sei divertita? Beh, noi ce ne andiamo. Buono, Puccio. Proprio non so che cosa vogliono queste ragazze d'oggigiorno. Non si divertono mai, chissà che cercano. Chi c'è di là? Si porta pure le visite in casa adesso. No, no, sono i fratelli. Se tu vedessi che facce. Saranno ladri. Allora addio. Non vi potete trattenere un altro po'? No, è impossibile, perdiamo il treno. Ciao. Buona fortuna. Andiamo. Buona fortuna pure a te, Celestino. Non me lasciate così, scrivete. Non me scordate. Non me lasciate sola. Vabbè, stai già qui. Scrivetemi. Tornate presto. Vabbè, addio Celestino. Addio. Allora ti chiami Celestina. Povera Cinei. Niente, stanotte sei bella in un mantico. Basta con sta canzone. Non ti piace? No, mi ricordo, un fiorentino ti fa tanto piacere. Però risplendo. Ciao, Italia, ciao. Dove sta quella ragazzina? Quale? Quella dei palmucci. Di là, sta lavando un mucchio di roba. Nell'ombra. Ciao, Armida. No. Gli amanti. Ehi. Da qua che ti do una mano. Ma che fai, piangi? Chi erano quelli, i tuoi fratelli? Sono partiti per l'Australia. E a me mi tocca stare qui per sempre, a fare la serva. Che cosa ci vuoi fare? È il destino nostro. Uno la serva non la fa se non è disgraziata. Oh, ma poi chi lo dice? Certo che se fai così, tu bisogna che cambi sistema, figlia mia. A piangere c'è sempre tempo. Guarda me, sono 10 anni che faccio questo mestiere. Da oggi ci penso io a te. Vieni, andiamo dalle altre. Vedrai che sono brave ragazze anche loro. Ragazze, venite un po' qua. Amarce, che vuoi? Ciao, Montanara. Domenica Celestina esce con noi, eh? Andiamo al cinema insieme? Ma che cinema? Domenica andiamo a ballare. L'altra volta abbiamo fatto pure tardi. Celestina! 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 E sbrigate! Dai! Celestina? Celestina? Sì, signora. Oh, brava! Vedo che stai imparando a fare in fretta e bene. Però bisogna fare così tutti i giorni e non soltanto la domenica. Posso andare? Certo. Ah, guarda che stasera usciremo io e il dottore, perciò devi essere puntuale alle 8. Questo è il tuo salario. E se continuerai a fare la brava, ti aumenteremo. Va bene? Sì, signor, grazie. Io resto qui. E tu? Resto pure. Ah, eccomi! Eccomi! Ma cosa vai girando con questi soldi in mano? Sono i soldi del mese, 6.000 lire. 6.000 lire stai a fare tutto questo piatto? Però che spilorci, palmucci, 6.000 lire. Non sono tante. E chi l'ha mai vista tu? Questa sera quando torni chiedi l'aumento, se no te ne vai. Però io a ballare con una vestita così non ci vengo. Beh, certo che hai ragione. Davvero? Però non è che sembri un figurino. Ma non ce l'hai un paio di calze come Dio comanda? No, beh, allora stai meglio te, ci penso così io. Credono che ce l'hai di nylon. Che cosa ti faccio adesso? Guarda come ti sei combinata. Ce l'hai una cinturina? Dammi questo fazzoletto. Aspetta, te do la mia. Va bene? Levati le calze, avanti, fa presto. Che? Vado senza. Ma è sicuro? Mettiglielo. Ehi, Celestina, è tuo questo ragazzino che piange? L'hai lasciata a casa solo? No, no, c'è la signora. Ma di giorno lo fa poco. Ogni tanto. È di notte che quando piange fa tutta una tirata. Oh, perché non gli dai un po' di gas? Ma va. Oh, mi possono cecare. Un'amica mia sai che fa quando deve addormentare il ragazzino della signora? Apre un pochetto il gas e gli dà una sfiatatina, poco poco, mica tanto, eh? E quello come un angioletto si fa tutto un sonno, fino alla mattina. E queste dove le metto? Le puoi regalare allo scopino, che ci vuoi fare? Ma sono ancora buone, peccato.
Da me, buttiamole qua, sta sicuro che le ritrovi. Chi vuoi che te le pigli? Adesso ti do una sistemata. Mi sembra una suora pettinata così. Ce l'hai un po' di rossetto? E mettiglielo. Metto pure il rossetto. Ah, oh, un pochetto. Beh. Ali, Armida, che fate? Avevamo ripulito la Montanara. Che Montanara? Ah, vedi quanto sei bella. Oh. Non lo sai che stai proprio bella. Sta attenta, questa ci ruba tutti i cavalieri. Oh, c'è poco da prendere in giro. Sta proprio bene, lei. Guarda quanto carina. Andiamo, va, se no si fa tardi. Ce la siamo giocata. Ti sei decisa allora? Ciao Roberto. Ciao Roberto, sono se strozza. Dai a bere con Marietta, eh. Lasciamo stare, che vedrai che resta. Celestina, eh? Abbiamo bene capito chi ti piace. Mica male però con quell'aria da Santarellina. Quello, gli ho dato pure uno schiaffo. Vedi sì, io no. Guarda questa roba, stacci ben attenta, beh. Marcella, mezz'ora. Sono qui, no? Che Nufox, perché se Nufox non lo saggio ballare. E lascia, ce ballo io. Non lo vedi che non ci sai fare? Io non so ballare. Ecco quello che facevi, non ci sai ballare. Perché ho visto a voi. Ah, ma allora ti so proprio antipatico. Non voglio essere presa in giro da nessuno, neanche se sono montanaro. Aspetta, ma che fa? Vado a casa. Ma come te ne vai senza una mia? Vieni qua, non lo vedi che ci stanno a guardare tutti? Ti insegno io a ballare, perché io sono un maestro, sai. So, uno, due, tre. Uno, due, tre. E muove un po', figlietta mia, la mano qui, abbracciami. Su, dai. E ridi. Ma fini che ti sei offesa perché... Ma guarda un po', invece di offendermi io per quello sgarazzone. Vabbè, ho fatto male, scusa. Ma che è colpa mia se sei carina? Lo sai che sei carina? Ci marci, eh? E poi mi piace. Che ci posso fare? Al paese mio un giovanotto non dice queste cose a una ragazza. E dai, con sto paese tuo. Ma perché al paese tuo non fanno l'amore? Non si piacciono? E allora, adeguati. Come? Adeguati. Lo vedi? Lo vedi che hai quasi imparato? E guarda che non è mica facile, sai? Non imparano mica tutte. Beh, che c'entra, va bene che parli con me che sono un maestro. Adesso arrivi. Sei proprio una ragazzina. Volevo andare fuori, eh? Bevevo qualche cosa. Andiamo. Ecco a lei, 120 lire. Grazie. Tieni. E bevi. Ma che vuoi il bicchiere? Non vedo. Dimmi un po', come ti chiami? Celestina. Tu è inutile che me lo dici il nome tuo, già lo so. E chi te l'ha detto? Quando siamo in terrazza le amiche mie parlano sempre di te. Ma guarda che portiessa certo. E che dicono? Non te lo posso dire. E dimmelo, va. Dice che se vuoi far girare la testa a una ragazza ci riesci sempre. Ah, sì? E tu che ne pensi? Torniamo di là dalle altre. Aspetta, rispondi. Ste stupide, il primo che arriva, basta che fa un po' il peso e subito si fanno girare la testa. Ma poi chi ne pensa? Tu devi essere diversa, però. O mi sbaglio? Non parlare tanto, non ti credo.
Ti prendo da bere. Oh, ma cosa ci hai fatto, Celestino? Sì, me la sono mangiata, Celestino. Adesso ti metti anche con la ragazzina, ma perché non la lasci in pace? Quella è una brava ragazza. Perché non potrei avere intenzioni serie sì, io? Sì, sei proprio te il tipo. Ma Marcella, Marcella, che fai? Pure la suocera? Mm. Beh, che c'è? Cosa ne so io? Celestina? Celestina, ma che fai? Dove vai? Ma proprio non me vuoi vedere? Lasciami stare. E qua, facciamo l'ultimo ballo, poi ti riaccompagno a casa, eh? E questo, mettilo qua. Beh? Ci stai tanto male? No. Io ci sto bene con te, Celestino. Mi sento come se fossi un ragazzino pure io. Te devo insegnare tutto. Sei un fenomeno. Oh, e Celestina dov'è? Ma non la vedi che sta a ballare? Celestina! Oh, io devo scappare la mamma. Mente, Celestina! Uffa! Oh, Italia, sbrigati, se non andiamo via facciamo tardi. Cosa fai? Non vieni a casa con noi, tardi, sai? Oh, Marcella, non scocciare, la riaccompagno io a casa con lo schizzetto. Fate un po' come vi pare, tieni. Pura la borsetta ci voleva adesso, niente da retta. Faresti dire due volte, ma con me ti vergogni? E smettila con questa radio! Anzi, sai che ti dico? Sono io che non voglio uscire, che non posso uscire vestita così, senza nemmeno uno straccetto di pelliccia. Allora non è colpa della serva, ma della pelliccia. Sì, adesso mettiti pure a difenderla, la serva! Eccola, arriva giusta, giusta. Adesso glielo faccio vedere io a questa svergognata. Buonasera, bentornata. Anche se tardava un'altra ora, noi stavamo qui ad aspettare i suoi comodi. E per il piatto che ho rotto non si preoccupi, non fa niente. Sei diventata peggio delle altre. Guardatela lì, tutta truccata come una squaldrina. Sei arrivata ieri dalla montagna, ma hai imparato bene. Non gridare così, ti farei sentire da tutti i palazzo. No, io non voglio nessuna responsabilità. Se continui così, fai la tua valigia e te ne vai. Finirai male, te lo dico io. Ecco, senti, sei svegliato pure Puccio. E non stare lì con quella faccia da broccolo, va, muoviti. Andiamo, non esagerare, in fondo che ha fatto? Sono ragazze. E tu continua a difenderla, sai? Ma via. Ti metti a fare pure il comunista. Usciamo, che tardi. Non ho voglia di andare da nessuna parte. Andiamo a prendere una boccata d'aria. No, andiamo a letto, sono troppo nervosa. A prendere una granita. Ho detto di no, a letto. Su, Puccio, sta buono, Puccio. Sta mozzicata da tarantola. Ehi, fate stare zitto quel ragazzino che si vuol dormire. È impossibile tutte le sere questa musica, ma è roba da matti. Ma è possibile che un ragazzino piccolo come te piange sempre? Sta buono, Puccio. Ma te vuoi sta zitto? Mo te faccio sta zitto io, eh? Thank you.
Non fa che te fa male, eh? Mo vedrai che non piangi più. Celestina! Che fai? Niente, signore. Non ce la facevo più. Gli stavo a dare un po' di gas. Dice che lo fa dormire. Il gas? Assassina! Me lo volevi fare morire! Fuori di qua! Che è successo? Voleva dare il gas a quest'anima di Dio! Che gas è vecchio? Lo volevo far star buono. Non ne potevo più. Capisci? Lo asfissiava! Ma che asfissiava? Si è acceso il gas, come vuoi che facesse? L'avrà sentito dire, gliel'avrà detto qualcuno, ma non l'ha nemmeno capito, se no non lo accendevano. Basta, basta, poche storie, fuori di qua, altrimenti chiamo le guardie. Perdonatemi, signor. Avete ragione voi. Perdonatemi, sono disgraziata. Gesù, ma tu che dici? Hai acceso io? Hai fatto morire tuo figlio? Ma io non sono sposata, è il bambino della signora. E allora perché l'hai acceso, povera creatura? Non l'ho ammazzato. Non l'hai ammazzato? E come, tu l'hai messo sopra il gas? Che ce l'hai messa? Per farlo dormire. E chi l'ha morto? Forse va a morire, povera anima di Dio. No, è vivo. È vivo? Ma allora che m'accusi? Tu dove vieni gli uomini, la perdizione, il gas, e poi quando dopo non avverrà niente. No, è vero, io ho fatto tanti peccati. Vengo, vengo, sorella. Senti, figlia mia, adesso non ti posso dare retta perché devo andare a dire la messa. Tu stai qua, pentiti, prega e più tardi ti confessi. Intanto, lascia stare le amicizie di prima. Mi hai detto che ti confidi con l'angelo custode. E fai buona, che ci sta meglio dell'angelo custode? Ma in una città come questa, l'angelo non ce la fa a starti appresso. Un aiuto ci vuole anche per lui. Beh, adesso ci penso io a dargli una mano, se mi riesce. Io conosco certa brava gente, seria, onesta, sposata. Ti presenterò a loro. Vedrai che ti troverai bene e starai proprio come a casa tua. Ti potranno fare da padre e da madre. Beh, poi ne parliamo. Aspettami qui e prego. Abbi fiducia, figlia mia. Abbi fiducia. Buongiorno, professore. Buongiorno, brigadiere. Gesù mio, quanti libri! Sono tutte le bistecche che non abbiamo mangiato in 40 anni. Il professore vuole così, che ci vuoi fare? Ah, signor, ma qua ci vuole un anno per pulire tutto. Ah, non ti spaventare, sai, perché non gli si deve toccare niente, sennò dice che gli buttiamo all'aria tutto. Ma tutti sti mucchi non li devo mettere a posto. Per carità, vuoi che ci ammazzi tutti e due? Niente, una spolveratina così, a sopra sopra, ogni tanto. Quello lì no, spolveralo bene. Mamma mia, quanto è brutto. E chi? È un santo, signor? Che santo, è un diavolo. E Dante è stata la rovina della mia vita. Se lo buttavo dalla finestra il primo giorno del matrimonio, sai quant'era meglio. Sento l'Irarchino! Le vuole 50 lire? Grazie. Professore, che le serviamo? Ah, stavolta il professore è mio. Quante ne vuoi, professore? 80 grammi oppure ne famo addirittura 100? 100 grammi. Pensa un etto al professore. Ecco qua. Poveraccio, quanto è buono. Come sei ridotto a forza di studiare. Tocca leggi sempre. Buongiorno, professore. Imbottimento del cranio. Ecco qua, l'ultima rata. Ah, buongiorno, professore. Eccolo qua, gliel'ho salvato per miracolo. Il senatore passava tutte le mattine, ma io avevo dato la parola a lei ormai. Sì, sì, grazie, grazie. Che vuoi farci, figlia mia? Pensionati siamo. Bisognerà che ti ci abitui. E poi, quei pochi soldi della pensione se li mangiano i libri. Il professore vuole così. In compenso, però, il da fare qui da noi non è molto.
molto pesante quella scorta. Magari. Come si trova coi padroni? Sono tanto buoni, come un padre e una madre. E poi il lavoro è poco. Siciliani sono, come me, tutta brava gente. Ma lei si sente male? Cos'ha? Non ha fatto colazione, forse? Così non posso più andare avanti. Signorina. Vorrei questo qui. Tutto? Sì, sì, tutto, tutto. La carne è un veleno, lo dicono tutti i medici. Però una volta ogni tanto. Sì, ma tu non dovevi farlo. Coi soldi tuoi, ma che ti è passato per la mente? Vorrei avere una figlia affezionata come te. Sai che ti devo dire, eh? Che ti vogliamo già bene come se tu fossi nostra figlia. Ed ho pensato che quando saremo morti, senza premura, si intende, la nostra campagna di cani gatti sarà tua. Che ne dici, Assunta? Ci pensavo anch'io, invece di lasciarla a quei parenti tuoi, quei Macaluso. Sempre antipatici mi sono stati. Micio! Micio! L'hai visto il gatto? No. Sai chi c'è di là? Tuo fratello. Chi? Tuo fratello. Mio fratello. È impossibile. Micio. Ah, Celesti. Gira, gira, hai visto che t'ho ritrovato? Carotta eri nascosta bene, eh? Nessuno ne sapeva niente. Ma dove ti sei cacciata? Qui mi pare un museo. Ma che t'ho fatto, se posso sapere? Ma come io t'ho aspettato, t'ho cercato, sei sparita. Vattene, non ti voglio più vedere. L'ho promesso pure al prete. Pure? Ah, Celesti, ma che t'ho fatto? Ma il fatto che tu mi rovini. Ah, io non l'avevo capito, ma l'ho capito dopo, quando c'è stato che mi hanno detto sgualtrina. E proprio per questo magari divento pure peggio. Ma che dici? Vieni qui. No, Mi è bastato un giorno venire con te. E già mi sono sentita tutta strana dentro. Vattene, non ti voglio vedere più. Ma Celesti, abbi pazienza, senti. Avete visto il gatto? Ma dove sei infilato? Ah, eccolo, eccolo qua. Vieni, vieni con me, povero Micio. Lo porto dal professore, stava tanto in pena. Vieni, vieni, povero micetto mio. Vieni, vieni con me, Micio. Vieni qua, lo sai che mi fai ridere? Ridi, ridi pure, come il diavolo. Mi fai ridere perché mi fai ridere, scusa, sii ragionevole, fietta mia. Ma te ne vuoi andare, signor, signor? Che c'è? Io con quello non ci voglio parlare, non è mio fratello. È tuo fratello, e chi è? Ma scalzone. Sì, ma non sono fratello. Si viene qua a imbrogliare le ragazze. Signor, se non sono fratello, sarà il fratello cugino, è lo stesso, vero, no? Vedremo. Chiamo le guardie. Signora... Vattene, quella è una guardia veramente. Ma che me ne importa? Signora guardia. Ma dimmi un po', davvero non la vuoi più vedere? Signora guardia, lassù. Chi, io? Sì, lei, c'è un ladro, venga su. Ma scalzone, adesso vedremo, vedremo. La prima volta mi sono sbagliato io, ma adesso sei tu che te sbagli. Vieni qua, un ladro si è introdotto in casa nostra, capisci? Come va bene? Ma vieni con me, fatti sentire. Ma guarda stamattina. Ma guarda che disgraziato mascalzone. Vieni in casa mia qua. E mi chiama pazza. Arrestatelo, è un ladro. No, arrestarlo no, basta che se ne va. Ma che arresti, che arresti? E poi ce l'hai il mandato di cattura. Ma senti questo. La signora è piantata, fatemi il favore. E poi che ho fatto? Sono venuto a trovare una ragazza, perché non sapevo. Ma che arresti? Ma guarda che tipo! Ancora una parola e vi dichiaro in arresto! Bravo, che Dio la benedica, se non era per lei a sta povera creatura ci pigliava una botta su due carte. Siamo qui anche per questo, specialmente quando si tratta di compatrioti. Sai, Assunta, anche lui è siciliano. Tanto piacere. Perché non lo invitiamo a bere un bicchierino con noi? Certo, ma sa che vino a casa non ne abbiamo, siamo astemi, soffriamo un po' con lo stomaco. Ma del resto anch'io non bevo. S'accomodate. Bere è un vizio, ed io ringraziando il Signore vizi non ne ho. Ma per un momento mi posso accomodare. Però, che gente oggigiorno. Io invece dovrei ringraziarlo, quel delinquente, perché mi ha dato l'occasione di conoscere più da vicino dei compatrioti così illustri. Si vede proprio che è stata Sant'Agata che l'ha voluto. S'accomodi. Grazie. Ma loro sono di Catania? No, di Canicati. Ah, e la signorina? È siciliana anche lei? Adesso di adozione. Quando saremo morti, lui avrà la nostra terra Canicati. Ah, entra Celestina, entra. Questa ragazza ci è stata affidata dal nostro padre spirituale. Le vogliamo bene come una figlia. L'abbiamo fatta erede. E Celestina, fagli vedere quella fotografia, quella che t'ho dato. Vede, qui a destra c'è il paese e sotto c'è la vigna. Noi non ce la siamo mai potuta godere. E adesso non ci rende niente perché si mangia tutto il mezzadro. Ci sarebbe voluto chi se ne occupava. Eh già, l'uomo necessario è...
Scusi, professore, è un buon appezzamento? Certo. Quasi un ettaro. E poi c'è la casetta. Ringrazio vossia della confidenza che ha voluto usarmi. Ecco, io appunto volevo dire che la signorina mi passa davanti agli occhi tutte le mattine, così bella, così pallida, che pare la statua dell'Immacolata. E non tanto per dire, sa, che io non sono come uno di quei giovinastri che si introducono nelle case con la menzogna. Io uomo d'ordine e di morale sono. E dovendo dire delle cose, diciamo così, di sentimento a quella bella figlia, chiedo prima il permesso a lor signori. Mi sono spiegato? Io comunque mi chiamo Vittorio Emanuele. Ma voi la domenica la passate sempre così? Ah, l'età delle pazzie è finita. Ora metto testa a posto. Oddio, non ho mai avuto vizi, veramente. Per esempio, i miei colleghi sempre a ballare andavano e mi volevano portare con loro, ma io dico, per me non è un divertimento. Uno come me che sta fuori tutta la settimana, per poi passare la domenica a muovere i piedi un'altra volta. E poi le donne come si trovano lì non mi piacciono, troppo spregiudicate sono. La donna che sogno io non va a ballare. Sono sicuro che tu non ci sei mai stata, eh? Mi permetti di prenderti sotto braccio? Non dovevi fare questi complimenti. Complimenti? Adesso mi vuoi umiliare. Sei o non sei la mia fidanzata? Celestina mia. Questa è musica di un mio concittadino, il Cigno di Catania. È venuto ancora a infastidirmi. Perché l'avete visto? Beh, proprio sicuro non sono. Non potrei giurarci. Mi è sembrato di vederlo girare lì attorno. Sta tranquillo comunque, che a quello ci penso io. È buona la terra, cani cattivi. Terra di Dio e terra benedetta. Le notizie che mi ha mandato l'amico mio che sta alla questura di Caltanissetta sono precise. La terra del fondo di Cotera c'è. Ah, il professore sincero è stato. Adesso occupate i contadini, ma quando sarà nostra ci penserò io. E vedrai. A proposito, come stanno di salute, signore Nicotera? Non c'è male. Da quando mangiano carne va meglio. La mia carriera, il tuo viso d'angelo e questa isperata fortuna della terra in Sicilia saranno la felicità completa. Eppure tu che ci stai a fare? E levamelo dalla testa. Lo sai che non ci devo pensare. Celestina, che succede? Chiamare? No, signor. Stavo a parlare con l'angelo. E va, dormi e smorza la luce. Le preghiere si possono dire anche all'oscuro. Signor, a voi il fidanzato mio vi piace? E come no? È tanto buono. Sì, è buono. Perché non ti piace? Sì, sì. È onesto, lavoratore, timorato di Dio. E poi ha una posizione sicura. Signor, ma c'è qui Baff. E che vuoi farci, figlia mia? I siciliani pelosi sono. Pure a me da principio il professore. Ma poi... Vedrai, vedrai. Ora dormi, eh? Buonanotte. Sì, signor. Avete ragione. Un viaggio disastroso. Interdirlo bisogna, quel vecchio rimbambito. Interdirlo. Sì, hai ragione, interdirlo. Regalare la roba del sangue nostro a una serva, con un cugino come me. Fammi che ci parlo io. Zitta tu, che sei donna. La prima cosa, la serva in galera. In galera. Era bene, dicesta, quella svergognata. Oh, che facciamo? Premo una bianca. Andiamo. Mi dite dove volete andare? Come dove? Che professore è? E chi lo conosce? Chi è? Che c'è? Dove? Piazza dei Ricci numero 21. Un Nicotera che rinnega i Macaluso. Hai il diavolo in corpo. Possiamo fare interdire. L'ha detto lui. Secondo la legge della legittima. A meno che non strappi subito il testamento e riconosce noi Macaluso eredi della proprietà Nicotera. Giusto. Mai una serva entrerà in quella casa. Ci si è affezionata come una figlia. Sta zitta tu, figlia. Tu che non sei stata capace di dargliene una. Lo cambi il testamento? No. Al manicomio devi finire. E la serva rapace in galera. Al in manicomio. In galera. Sì, al manicomio. La legge parla chiaro. E noi uomini di legge siamo. Presto, presto, figlia mia, te ne lasci, diciamo che te ne sei andata. Invece tu vuoi chiamare il tuo fidanzato, vediamo se non è capace, sì, di arrestarli. Signor. In galera la voglio vedere, quella gentaccia. E questo te lo scordi. Oddio.
Che ci vuol fa, signor? Tanto decoccio era. C'eri tanto affezionata, una volta. Signor Lo Russo? Signor Lo Russo? Chi è? C'è una signorina che chiede di lei. Una signorina a me? Sì, una signorina. Vengo subito. Un momento, eh? Celestina, che ti è successo? Entra, entra. Sai, devi scusare, ho fatto il turno di notte e stavo dormendo. Ma che ti è successo? Parla. Insomma, che è stato? Sono venuti da Catania. Chi, i due fratelli? No, i parenti del professore. Dice che me ne vado subito, mi mandano in galera per via della carta bollata. Ma come sarebbe? Dimmi chiaramente all'inizio. Sono venuti che sembravano dei diavoli e brutti erano. Eppure due femmine, più brutte di loro. Bello brutto non ha importanza, che volevano? Ma che ne so, io non li ho capiti. Strillavano tutti insieme. Dicevano che io avevo messo in mezzo il professore, che lui si era imbambito e che lo portavano al manicomio. E a me mi volevano mettere in prigione. È sempre una parola. Circoncisione incapace? Sì, la signora dice che vieni subito e che li arresti tutti, perché lei li vuole vedere tutti in prigione. Così ha detto, sei sicura? Sì, bisogna far presto. Presto, è una parola. In queste cose invece caude bisogna andare. E io poi che c'entro? Come che c'entri? No, volevo dire che non è la giurisdizione mia. Ci vorrebbe l'autorizzazione a procedere. E il mandato di cattura. Pure Fernando lo diceva che non lo potevi arrestare per via del mandato di cattura. Fernando? E chi è Fernando? Sì, che non può fare niente. Celestina, senti, ma il nome mio l'hanno fatto? Sicura sei? Ti dico di no. Ah, perché sai, questi miei compatrioti tra loro hanno conoscenze, hanno relazione. E poi anche i miei superiori sono del mio paese. Beh, sai che ti dico di Celestina? Pazienza. Addio, terra. E come ci possiamo sposare senza terra? Io la serva non la volevo fare più. E adesso? Celestina, tu così non devi parlare. Che ci importa a noi della terra? Se loro ti cacciano, sai che facciamo? Tu qui vieni a stare con me, eh? E tra due anni, quando il regolamento me lo permette, ci sposiamo. Celestina. Sant'Agata ci vede. Vede il nostro amore, Celestina. È lei che ci unisce. È lei che lo vuole. Celestina, te lo volevo da un pezzo. Io non ce la faccio proprio più. Vieni a stare qui con me. Vieni a stare qui come una sorella. Come una moglie, anzi. Celestina, dimmi di sì. Dimmi di sì, Celestina. Lasciami. Vieni qua, come una moglie. Lasciami. È così. Mi vuoi sposare fra due anni. Però prima, Ma no, Celestina, che fai? Zitta, non ti muovere. Che fai? Senti, sei buona. Celestina, ferma, ti giuro, guarda, io non è questo che volevo dire. Come sei antipatico. E non ti ho potuto mai soffrire. Ti spiegherò. È così. Dammi un po' di tempo. Dovrei venire a farti la serva. E vivere insieme a te. E perderci pure un po' di tempo, Celestina. Vieni qua, ascoltami, non te ne andare. Antipatico. Doveva capitare a me, vedevi te? Adesso cosa vuoi fare? E che devo fare? Mi cercherò un altro posto. Beh, se non trovi subito, per qualche giorno puoi stare qui da me. Te l'ho detto che la mia padrona non torna fino alla fine del mese. Ma non ti do fastidio? Sì, ma mi fai piacere, anzi. E quelli là? Puccio piange sempre. Ogni settimana ne cambiano una. Adesso hanno una stangona alto 2 metri che pare un granatiere. Mi sa che quella lì li fa rigare dritti tutti quanti, beh. Vieni, Celestino, pigliamoci questo caffè. E poi ce ne andiamo a letto, eh? Italia Armida. Domani le vedi tutte. Litigano, ma stanno sempre qua. E quel ragazzo dello Stagnaro? Chi, Fernando? Sono passata al negozio, ma non c'era nessuno. E quello sta ai Monti Parioli. Dove? Ai Parioli. Ha fatto carriera. Se tutto è ripulito. Domani voglio andare all'agenzia, ma accompagni? Ne conosco una che è la meglio di tutte. Stavolta il servizio me lo scelgo da me. Anche se mi rompo la testa, me lo voglio spaccare a modo mio. Oh, cominci a capire qualche cosa. Ma per le referenze come fai? Come sei stupida, le referenze te le do io, no? Mi fai telefonare a me? Questo chi è? Gianni, cosa hai fatto? Vuoi da bere? Ma chi è? Non lo sapevi che avevo un bambino? No. Davvero? No. Ma come no? Non te l'avevo detto. Ma come lo sanno tutti nel palazzo? Quando la signora sta fuori me lo porta qua. Vieni. Dille un po' dove stai. Dalla zia Amalia. Zia Amalia. È una contadina che l'ha tenuta a balia e poi gli si è affezionata. Ma mi costa un sacco di quattrini.
Vieni, tesoro, ti metto a letto. Sei addormentato. Tieni, mettiti questa. Quanto è bella, ma non l'asciuga. Ma va là, queste camicie si ricreano. Pensa a stare sempre addosso con lo scorpano della mia padrona. Stai bene qui, è una contessa la padrona tua? Sì, si fa chiamare contessa perché 20 anni fa è stata l'amica di un conte. Lei crede che io non ce lo so, che ha cominciato, che faceva la cameriera anche lei. La cameriera? Sì, in casa di un conte. E adesso c'è tutta questa roba. Mi sta pure bene. Ma sicuro che ti sta bene. Se ti aggiusti un po' meglio, sai come sei carina. Quando mi sposo, voglio fare pure io una camicia bella come questa. Ah, ma va là. Come hai detto che si chiama quella strada? Che? Ah, Monteperioli. Ah. Vuoi che smorzo? Sì. E il bambino? Allora non stavo mica in servizio qua. Era un giovanotto biondo. Assomigliava a Gregory Pecchi. Un po' più basso, però. Veniva da Ancona. Stava qui a fare il militare. Poi è rimasto disoccupato. Io ci volevo bene. Anche lui mi voleva bene. Poi un giorno ha dovuto partire. Cosa fa? Dorme? No, no, racconta, racconta. Era aprile o maggio, non mi ricordo. No, ho detto che voglio un posto ai Monti Parioli, se non niente. Ma sei fissata con i Monti Parioli? Guarda nel tuo elenco, sai qualcosa per questa qua? Va bene. Avanti un'altra. Sei libera subito? Subito. Che sei, tutto fare? Tutto fare escluso cucina. Sai servire a tavola? Così, così. Bucato? Ah, quello no. Ah. Senti un po', Piazza Ragusa t'andrebbe? Sì, basta che non ci sono bambini. Va bene, mettiti là, aspetta un momento. Ecco, guardi, qui ce n'è uno. Ehi, tu! Ti abbiamo trovato proprio quello che volevi, un servizio ai Monti Parioli. Ma che hai fatto? Ma guarda un po' ste ragazze. Cosa cerchi? Non sai dove sta un martello? Ma guarda in garage. Dove va lei? In garage. In garage? Sì, in casa serve un martello. Va bene questo? Perché non vieni a sentire la radio con me? Poi? E che t'ho fatto? Pronto? Pronto, lo stagnaro? La riparazione? Va bene. Dove? Aspetti che prendo nota. Monti Parioli, numero 14. E il guasto dove sta? Dove? Nel bagno, credo. Ma come, non lo sa? Sì, 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 nel bagno. Ho capito. Ma adesso non mi posso muovere perché sto solo a bottega. No, no, nel pomeriggio, dopo mangiare. Va bene. Va bene, va bene. Oddio. Ma che succede? Che cosa c'è? Un guasto, signora. Meno male che me ne sono accorta subito, sennò si allagava tutto. Ah, bisogna chiamare l'idraulico immediatamente. Già fatto, signora. Viene dopo pranzo. Brava. Finalmente una ragazza con un po' di iniziativa. È pronto questo caffè? Quasi, quasi pronto. Ma tutto dipende da come è tostato. È sicuro, giovanella, che la qualità è pressa poco indifferente. Tu che sigarette fumi? Io, americana. Che acqua è? Bollita, signor Conte. Ah, grazie, cara. Tanto credetemi, è inutile, è proprio l'acqua di Roma che non va per fare un buon adesso caffè. Adesso dirà l'acqua di Scozia. Eh sì, per fare un buon caffè ci vuole l'acqua di Scozia. Ma che sciocchezze, l'acqua di Scozia, no, qualsiasi acqua è buona per fare un buon caffè. No, a Napoli si fa il miglior caffè del mondo. Non cara, è vero, detto? Ma non mi ricordo mai i nomi di queste ragazze, cambiano così spesso. Senti, tu, come ti chiami? Celestina, signora. Ecco, per favore, guarda un po' su quel tavolo, in quella scatola, se ci sono sigarette americane. Sì, signora. Celestina, che bel nome. No, sì, molto bello. Come pare? A volte i contadini danno degli straordinari nomi ai loro figli. Ah, sì, sì.
Mi ricordo che un colono di mio padre ha chiamato suo figlio Naride, perché per un errore di stampa sul calendario invece di San Paride c'era scritto Naride. È venuto l'idraulico. Sì, sta già su a lavorare. Glielo porta lei alla signora. Faccia quello che ha ordinato la signora contessa. Due mesi a salire. Sente che buono. Fantastico. Ecco, signora. Grazie. Ci divertiremo, sai. Signora, in bagno c'è l'idraulico. Se permette, vado su così gli spiego cosa deve fare. Brava, sì, sì. A proposito, Rampoldi, ma lo sa che in questa casa i tubi scoppiano come mine? Già, è incredibile. Non è possibile, è un impianto di tubi tedeschi. Sì, saranno tedeschi, quello che lei vuole. Ma stamattina, quando ho voluto fare il mio bagno, c'era tant'acqua così sul pavimento. Un bagno di piedi. Ma poi, ha saputo com'è successo? Buongiorno. Ah, qui stai. Fernando, non mi dici niente. E che ti devo dire? Sto rubinetto l'hanno preso a martellate, tanto che l'ho dovuto pure cambiare. Però quante coincidenze che succedono oggi, eh? Vabbè, ci siamo visti. E chi paga? Fernando. 5.000 lire. Accidenti, quanto sei caro. Fermate, Fernando. Lo so che ho torto io, ma con te non si può ragionare. Ciao, io ho finito. Hai finito, eh? Adesso te lo faccio vedere io. Ma che vuoi da me, eh? Perché non mi lasci perdere? Un impianto che è costato tanto, nuovo, non capisco proprio, ma è incredibile. Carini, vero? Evasio, provveda a dare gli 8 giorni alla signorina. Sì, signora contessa. Scusi, architetto. Sei contenta, no? Ridi, che mamma ha fatto i gnocchi. Devo fare, no? Io ti ho fatto cacciare da casa del professore e tu mi hai fatto cacciare da qua. Perché sei arrabbiato? Fernando, pensa che mi sono trovato sto servizio apposta per stare vicino a te, dopo aver detto al fidanzato mio che mi era antipatico. Fernando, lo sai che m'ero pure fidanzata? Tutto per colpa tua, perché pensavo a te. Dico, mo penso a un altro, e invece non ci potevo pensare. Ma tu che vuoi? Che te se ne senti? Lo sai che a te c'è niente da spartire? Tutta rifidanzata, e allora? Come no? Faceva il sorvegliante e voleva pure che andassi a dormire con lui per 2 anni di seguito. E bacia, bacia, chi te tiene? Mannaggia me, oh, perché ti ho detto una volta che mi piaci, mi stai sempre intorno. Eppure tu mi piaci, lo vedi che ci siamo capiti? No, non ci siamo capiti per niente, ma è lo stesso. Il mondo va. Ma, non lo so. Incomincio a far caldo e sono capace pure di andare ai giardini. Guarda, ti fatta restare il vagabondaggio e ti piatti una polmonite. Voglio proprio fare la vagabonda, deve essere bella. Dai, non farla deficiente. Non ti preoccupa, ieri sono stata all'agenzia e mi hanno dato un elenco di indirizzi. Un posto lo trovo. Ma lo vuoi capire che io non lo so. Ecco, non c'ho manca di sigarette. Ah, che scema, aspetta. L'avevo preso per te e mo mi dimenticavo. Sì, ti piacciono questi? Però, non sei più arrabbiato. Me vuoi bene come ti voglio bene io. Ma Celesti, tu sei la rovina mia. Mi piace, mi sei simpatico, lo sai? Ma te devo dire una cosa. No, non mi di niente, dammi un bacio. Che sai fare? Tutto. Il bucato lo sai fare? Sì, ma non le lenzuola. E la pasta asciutta la sai fare? Sì. Sei caruccia. Senti, la sera chiudete dentro, perché stomini di casa mia ci potrebbero marciare. E prima dove stavi a servizio? Per le referenze può telefonare alla Marchesa San Giusto. Il numero è 840-426. Vabbè, aspettami di là. Pronto, chi parla? C'è la Marchesa San Giusto? Ah sì, la Marchesa di San Giusto. Signora, scusi, è proprio lei, senta. Le dovrei domandare. Ho assunto al mio servizio una cameriera che prima era da lei, vero? E allora vorrei sapere. Si chiama Celestina, signora. Celestina? Oh, signora mia, devo proprio dirle che è la meglio cameriera che ho mai avuto. Magari ce l'avessi ancora. Oh, no. No, se l'è voluto andare via lei perché non voleva viaggiare. Ah, sì? Senta, signora. Dato che mio marito è commerciante, vero? E in casa, specie la sera, c'è molto contante... Vorrei sapere, ma possiamo stare sicuri? Le può affidare tutta la casa. Grazie tanto. Scusi, signora Marchesa, eh. Arrivederla. Arrivederla.
Au. Che vuoi? Non vedi che sei tutta sporca? Dove? Qua. E levati. Già finito? Sì, signore. Pronto? Pronto, Fernà, sei tu? Come stai? Senti, volevo dirti che... Eh? Sì, sì, sì. Eh? Ci penserò. Va bene. Ah, Fernà, e fai una svertezza, va, andiamo. Sì, sì, ciao. Ma ho capito, figlietta mia. Celestino, lasciami lavorare. Ciao. Ah, Fernà, eh? Tu bisogna che la pianti con ste serve. Bisogna che metti la testa a posto. Non si può neanche scherzare. Se tu me levi le serve, qui non affitta mai. Ma io non scherzo per niente. Pronto? Ditta Marcucci. Chi? Cerisemo, te vonno. Mamma mia, che scema che sono stata. T'ho telefonato perché ti volevo dire una cosa. Poi ho incominciato a parlare e mi sono dimenticata. Ah, un'altra volta. Non me lo potevi dire prima? Marcella dice che domenica vanno tutti a Castel Gandolfo. Dice se ci andiamo pure noi. Tu una motocicletta la puoi trovare, no? Ah, Fernà, c'è qua la signora d'Oscar da Un momento. Ma non è meglio fare quattro passi insieme da soli? Tu non mi ci vuoi portare in motocicletta, però Marcella ce l'ha portata, eh? Ma chi te l'ha detta ste frescacce? Ah, Fernà, la vuoi finire? Un attimo e sono da lei, signora. Senti, lasciami stare, c'ho da fare, ne riparliamo, eh? E dimmi di sì. Glielo posso dire? Non lo so, bisogna vedere, figlietta mia. Beh, senti, non mi richiama, fammi sta cortesia. Ah, Fernà, la storia la devi finire. Guarda, se no mi costringe a aprire l'occhio a mia sorella. Ah, sciocchezze. Signora, sono da lei. Ecco lo scaldabagno arrivato da Milano, vede? 120 litri, 52.000 lire. Glielo faccio io l'allacciamento? Fernando non è ancora arrivato, tardi. Ma aspettiamo là. Addio. Oh, no, che stiamo dal coppo. Ci dovrebbe andare bene. Questo è un quartiere che c'è da venire. Oh, ma che stai a pensare? Eh? Niente. Allora, senti un po'. Hai visto che il CIT ce l'ho fatto mettere? Mo che siamo soci, li vuoi rispettare i patti o no? Che patti? Parliamo se chiaro. Con mia sorella, quando ti sposi? Te l'ho detto, no? Appena abbiamo avviato il negozio e stiamo più tranquilli, si può pensare a tante cose. Beh, intanto potresti cominciare a dantaio a tutte le altre storie. Ma quali altre storie? Che dici, Giro? A me non mi racconti, fregnacce, qua a rigacina. Mi pare proprio che non te la puoi levare da turno. Ma sei già fatto, ho chiuso. Oggi mi devi dare pure le lettere, figurati. Ma come? La devi vedere pure oggi. A proposito, che ore so? Ah, oggi non dovevi venire con noi. Ma non avevamo mica fissato. Ma... Addio, Fernà. Addio, Mario. Ah, mi siete innamorati di questo negozio. Fossi voi quasi quasi, ma ci porterei a letto per dormire. Ah, quanto mi hanno fatto mangiare oggi. Che ce la fa sta dentro sto vestito? Ciao. Mi dai una sigaretta pure a me? Tu dovresti fare il maggiordomo. E invece faccio lo stagnino, guarda un po'. Allora che avete deciso per oggi? No, Fernando c'è da fare, deve finire un lavoro. Sì, devo rivedere un impianto sulla Tuscolana. Ma no, Fernando, sto lavoro mi comincia a scocciare, eh. Va bene che la domenica non si sta dove andare, ma se stiamo insieme qualche cosa si inventa. Che sorella! E questa mi manda a spascio al negozio! E allora, Girolamo? È tua? Sentissi che motore! Ha fatto la Vermicino Rocca dei Papa tutta in presa diretta! Ah, certo che è una bellezza! Senti, perché non me la presti? Così spiego quell'affare per aggiungere. Lo sai che faccio? Io mi fo lo spinto e a te do questa, magari a rate. Affare fatto? Ma noi dobbiamo fare i conti! Anche conti e conti! E poi di te mi fido! Se non mi paghi te, mi paga Gina! Andiamo, va, ma che ci stai a pensare? Tanto un regalo te lo devo fare. E che mi fai, la motocicletta? Ma levatelo dalla testa. Figliatelo, no, scemo. Sbrigate, oh, così stasera quel lavoro è chiuso. Intesi? Finito. Stavo per andare via. Ma che hai, convulso? Credevo che avevo capito male. Allora dai a correre da una parte all'altra della piazza. Gli altri sono partiti un'ora fa.
L'amico di Marcella, come si chiama? Che ne so. Dice che ci aspettano dal gobbo, lo sai dove sta? Senti, ma perché non ce ne andiamo per conto nostro? Io ti devo parlare, stasera devo tornare presto, c'ho da fare. Ma dovevamo fare la gita, no? La vita è lunga, c'è tanto tempo per fare gite. Ti dispiace? Andiamo, monta su. Su, monta, dai! Ci sei? Sì. Eh? Oh, reggiti forte, perché sennò qua ci ammazziamo tutte e due. Anzi, sai che faccio? Mi fumo una sigaretta. Ah, se ci mettiamo a far salottino, sai quando ci spicciamo? Salottino. Ma Celestina, ma che facciamo? Non capisce. Se vuoi mangiare, mangia, non è mica obbligatorio. Te l'ho detto che a me non me va. E mo che fai? Niente. Non ti sei neanche accorto che ho il vestito nuovo. C'hai il vestito nuovo, pure io ho il vestito nuovo, me l'ero messo apposta. Si vede che ci siamo guardati bene. Però siamo sempre in tempo a guardarci, no? Alzati su. E alzati. Celestina. Celestina. Vieni qua. Ma adesso che è sto pianto? Dimmi. Ma che t'ho detto? T'ho detto che il vestito nuovo mi piace. Su. Perdonami se sono stato cattivo. È per questo che io non volevo venire qui oggi. Perché... Celestina, ti devo dire una cosa. Voglio essere sincero con te. Fernando! Oh, senti, ci stanno a chiamare. Andiamo giù. Magari famo un giro in barca pure noi, eh? L'hai mai visto un lago? Sì, ce n'è uno vicino a Castelluccio. Ah, sì? Sai che mi sarebbe piaciuto tanto vederlo, sto paese tuo? Quanto ci vuoi per andarci? 2 ore, pure meno. Potevamo andarci. Sai che effetto gli faceva di vederti così vestita come la regina? Mi ricordo come eri conciata quando sei arrivata a Roma. Eri burina forte. Lo sai che sei cambiata? Te sei fatta più donna. A me mi sembra d'essere più scema di prima. Poesi. Una scema simpatica, però. È buffo, sai, Celestina. Prima te volevo parlare e adesso non me ne importa più niente. Celestina.
fossi tutta un'altra cosa da come te credi. Non parla. Io so solamente che tu mi vuoi bene. E non mi sbagli. È vero che non mi sbagli? No, non ti sbagli. Ma vedi, è proprio vero che a sto mondo... che tu mi sei antipatica, eh? Guarda che ci credo davvero. Che scema. Come si è fatta notte, eh? Ah, la mia giacchetta. Beh, Fernando e Celestina dove stanno? Ma sono andati giù. E che li vuoi aspettare? Andiamo, va. Io non ci tornerei più a Roma. Ciao. Su, sbrighiamoci, sennò perdiamo l'ultimo treno. Hai voglia, c'è. Ciao, Italia! Ah, bene, ci hanno lasciati soli, eh? Ciao, Celestina! Ben andate, eh? Oh. Oh. Lo sai che mi è venuta pure fame, eh? Io me le mangerei. Che? Peter Pettine, datti una sistemata, eh? Tutta spettinata sei. Beh, mo che c'è? Niente, niente. Ma così per telefono non te lo posso dire. Come? Sì, Marcia, io sono contenta come non sono mai stata in vita mia. È sicuro, sai, è sicuro che mi va bene. Ma sì, stai tranquilla, sono contenta. Davvero? Eh? Che stanno a pranzo? Scusami, sai, che ti dicevo? Come? Se si è rotto qualche cosa? No, ero bambino. Sì, ma questo è un po' più grosso. Addio, Marcella, devo andare. Ciao. La Dispoli è la meglio cosa. Non è. Ah, papà, ma se ti dico che ti fa bene al fegato, quella è una spiaggia piena di ferro. E poi per i romatismi è una mano santa. Le acque arbole. No, ma tutti l'anno ci risiamo. Celestina, prendimi il formaggio. Le acque arbole. Le acque arbole tre volte alla settimana. Era meglio cosa che c'è sia. Ah, papà, come vi pare, però per me ci avete torto. Noi domenica prossima partiamo per la Dispoli. E io? E tu vieni con noi? Non sei contenta? Ma no, non ci posso venire. Perché? Che hai da fa? Ho delle questioni mie. Vabbè, più tardi ne parliamo. Visto? Manco lei ci può venire. E tu che fai? Sei diventata mancina tutta assieme? Che ti sei fatto male alla mano? No, la sono sbattuta. Pronto, c'è Fernando? No, non c'è. È la quinta volta che lascio il numero. Non me lo può chiamare? Non c'è, non glielo posso cercare. Non so manco dove è andato. Vabbè, ho capito. Glielo dica che ha telefonato Celestina. Glielo dirò, sì, glielo dirò. Oh, e sbrigati, se il nostro sgombro finisce la notte di Natale. Dio un po', ma tu devi sempre brontolare, ma sei finito? Sì, è finito, ci sono ancora due viaggi da fare. E poi chi la sistema la roba del negozio nuovo? Fernando! Fernando! Finalmente ti fai viva. Ho telefonato tante volte, stavo in pensiero. Ho avuto da fare. Ma per venire al telefono che ci vuole? E che ci vuole? Ci vuole che non potevo, va bene? Vieni via, vieni qua.
Se posso sapere che hai fatto. Perché non mi hai cercato? Sì, va bene, mi hai cercato, ma non c'ero e non mi hanno chiamato. Ma me potevi far sapere dove stavi, io non so neanche il numero. Qui però non ci devi venire, hai capito? Non sapevo come far per vederti. Hai ragione, ma qui non voglio che ci vieni per ora. Mi sembrava di diventare pazza, avevo da parlarti subito. Bisogna che prenda una decisione, non so che fare. Stasera gli devo dare una risposta. A chi? I padroni miei mi vogliono portare al mare con loro, ma io non ci voglio andare, non te voglio lasciare proprio adesso. Al mare? Bisogna che stasera gli do una risposta. Così si trovano un'altra ragazza, tutta la famiglia parte domenica e sta fuori 2 mesi. E tu non ci vuoi andare? Io non ci voglio andare, non posso stare 2 mesi senza vederti. Poi non so neanche dove sta sto posto. Mi pare che si chiami Lispoli, Dispoli. Sì, la Dispoli. La Dispoli. Sta lontano. In mezz'ora ci si va, che credi che sia? E che ne so, io il mare non l'ho visto mai. Mi piacerebbe andarci, ma con te. Vedrai che ti fa bene, e poi tutte le domeniche ti vengo a trovare. Facciamo il bagno insieme. Ti insegno pure a nuotare, eh? Dici che ci devo andare? Ma sì, vai. E poi dove lo trovi un posto questa stagione? Fernando! A Fernando! Lo senti che mi chiamano? Quando parti? Dopodomani alle 10. Beh, se posso ti vengo a salutare, eh? Ma adesso scappa, ci resti. Vieni davvero? Sì, sì, vengo. Ah, e poi domenica ci vediamo alla Dispoli, no? Ma che state a fare al negozio? Ve ne andate via? No, al principale gli è venuto in testa di rinnovare tutto. Scappa, ci resti. Mi vieni a salutare? Sì. Ciao. Ciao. E che guardi? Che aspetti che arrivi dal mare? Quanto ci vuole perché la posta arrivi da Roma fino a qua? Dalla mattina alla sera, che vuoi che ci metta? Doveva arrivare. Sono 5 settimane. Roba che se fossi in te sarei andata a Roma e gli avrei cavato gli occhi. Sì, a Roma. E i padroni miei? I padroni? Se fidanzato mio mi faceva una cosa così, io mi importava assai dei padroni. Io dico che gli è successo qualche cosa di grave, se no mi avrebbe scritto. Siamo fidanzati per davvero, mica no. Lui mi vuole bene. Quando sono partita gli veniva da piangere. I signori ci guardavano e dice sembra che la scanniamo invece di portarla a mare. Ma a me che mi importava del mare? Giusto se ci veniva lui. Mi doveva pure insegnare a nuotare. Alziamoci, va. La sabbia è umida qui e ci pigliamo un raffreddore. Andiamo, poveretta bella. Alzati che fa freddo, via. Andiamo a casa. Vieni anche tu, no? Che fai qui? Oh, vedi che merce. È buona davvero. Ma che voglia che c'ha la gente al mare di divertirsi. A Stella Marina. Cattivona. Sì, sì, è proprio velenosa la contessa. Andiamo. Thank you.
Mamma mia, non può essere. Non può essere. Cosa vuole? Ma qui ci stava un negozio. E questo che cos'è? Ma no, uno stagnaro. Ah, lo stagnaro si è trasferito. E dove? Ah, non lo so. Guardi, qui c'è della posta da 2 mesi e nessuno la ritira. Chi umore si rivede, eh? Chi cerchi? Vado da Marcella. Marcella, un cielo. Sai che oggi è domenica, no? E Armida? Non c'è neanche lei, sono uscite tutte. E Italia? Quella tu la puoi trovare davanti alla caserma della Marina. L'ho visto uscire tutta infiocchettata. Beh, e ora che fai? Aspetterò. Aspetta un po', fa come ti pare. Beh? Lascia star, va. Allora che facciamo? Io ancora un'oretta libera. Ciao. Scendi più tardi? No, no. Magari un'altra sera posso star di più. Italia. Celestina, cosa fai qua? Ti stavo aspettando, ho girato tutto il giorno a questo bar. Anni? Volevo soltanto sapere se mi sai dire Fernando dove lo posso trovare. E cosa ne so io? Beh, ciao, eh. Ciao, se ciao, vediamo martedì. Ciao. Ma scusa, quanto tempo sei che non vedi più Fernando? Da quando sono partita. Sono 9 settimane. E da allora non ti ha fatto sapere più niente? Beh, figlia mia, cosa ti interessa di sapere il suo indirizzo? Lascialo perdere, no? Lo sai che una volta o l'altra bisogna rassegnarsi. Chissà quante volte ti capiterà. Ma insomma, lo sai o non lo sai dove lo posso trovare? Certo che lo so. Se lo vuoi proprio sapere, a me in fondo che mi importa. Sta al Flaminio, in un palazzo nuovo che fa angolo con via Giulio Romano. Sei contenta adesso? Per me puoi fare quello che ti pare. Però se vuoi un consiglio da amica, lascialo perdere, Fernando. Beh, ciao, la signora mi aspetta, ho fatto tardi. Scusate, c'è Fernando? No. Non sai quando torna? No. Io sono Celestina. Chi sei, la sorella tu? No, sono la moglie. Beh, vuole qualche cosa? Vuoi lasciare detto a me? Sono la signora. La moglie. La moglie di Fernando Maestrelli, lo stagnaro? Sì. Ma insomma, che vuoi? Magari gli dica che è passata Celestina. Se no, non importa. Non gli dica niente. Ehi, senta! Celestina chi?
perché non me l'hai scritto? T'ho scritto tante volte. Prima, appena sei arrivata, ma poi... Pure dopo. Sai, io ho cambiato casa, lo sai o no? No, non so niente. Ma allora se deve essere persa la posta. Adesso sto laggiù. Com'è che non hai preso la tintarella, eh? Però stai bene lo stesso, lo sai? Pure te stai bene. Così hai cambiato casa. E magari pure il negozio. Sì, mi sono associato. E ti trovi bene? Abbastanza. Ma perché non hai presa la tintarella? Credevo di vederti tutta nera, però me potevi scrivere, no? T'ho scritto. Già, me l'hai detto, ma io non ci credo, ma stai a dire bugie. Perché poi? Eh? Io aspetto, pensavo un giorno o l'altro mi scriverà. Se no vado alla Dispoli e gli faccio un'improvvisata. Eh? E tu invece manco ci pensavi, eh? Lo vedi? Stai sempre a servizio da quelli? Sono brava gente, eh? Meno male. Pensa che io manco un giorno di riposo mi sono preso. Dai, a lavorare. Qui poi faceva un caldo. E giusto la notte se riusciva a respirare. Ma Celestino? Senti, Celestino, ma perché non mi dici niente? Io neanche la notte respiravo. Beh, adesso che ci siamo ritrovati ci vedremo, no? Lo sai che c'ho la moto proprio mia? Possiamo andare dove ci pare. Perché non torniamo a Castel Gandolfo domenica? Qua che ci torniamo? Celestino, per me non è cambiato niente. Quando vuoi che ci andiamo? Di. Stava parlando con lei, no? Io? E chi l'ha mai vista? Ma... Sofferi, figlia, ma guarda un po'. Facciamo il turno di notte, te l'ho già detto. La settimana scorsa lo stesso. Ah sì, hai ragione, ma è stato per favorire un collega. Io rimpiazzo lui questa settimana, così la prossima sarò lì. Devi capire, scusi, lo sai che... Scusi, che l'hanno portata qui una ragazza che si è ferita? Ne arrivano tante di ragazze qui. Com'è? Chi è? Una che è andata sotto al tram. Ne sai niente tu di una che è andata sotto al tram? Ah sì, deve essere la serva del Flaminio, quella che è anche incinta. Sta al terzo piano. Lucia, ma che cosa sta dicendo? Torni immediatamente al suo reparto. Meraviglio di lei. Ma chi è incinta? Scusi, chi è lei? Guarda, ti vogliono altri. Ho capito. Celestina. Stata fortunata nelle sue condizioni. Andiamo. Tu sei un parente? No, la conosco. Come è stato tu? Beh, se la caverà certamente. Allora, per generalità, per favore. Io so solo il nome. Un minuto solo, eh. Se passa la caposala ci vado di mezzo io, mi raccomando. Celestina, che hai fatto? Perché non mi hai detto niente? Non avevo paura, non te lo so più, sai. Se ne andiamo via insieme, che te credi? Io te voglio bene, Celestina. Voglio bene soltanto a te. E mi faccio schifo. Schifo l'avevo fatto quello che ho fatto. Tutto mi risordi, capisci? Chissà che me ne devo de fare. Perché mi portava al negozio la motocicletta. Celestino, non può essere che perché una ha sbagliato una volta deve pagare tutta la vita.
vero che non può essere, Celestino. Non è giusto, non è possibile. Tu verrai via con me, io, te e ragazzino, e tutti gli altri che verranno. Celestino, dimmi qualche cosa. Dimmi qualche cosa, per esatto. Ma non piagne, Celestino, so io che devo piangere per tutto il male che ti ho fatto. Non te lascio più. Succede quello che deve succedere, a me non mi importa più di niente. Mi importa solo di te, del fiorastro. Che fa lei qui? Non lo sa che non si può stare? Chi gli ha dato il permesso? Oh, signore, che succede? Deve stare tranquilla. Vada. Torno domattina presto. Magari ripasso pure più tardi e senti come stai. Come ti senti? Non la faccia parlare, Vieni. Non la faccia parlare. Sta bene, ma deve essere lasciata calma. Capito? Vieni. Cosa. Mi dovete aiutare. Non lo voglio vedere più. Calma. Mai più. Calma, figliola, calma. Lasciatemi parlare. Mi sento bene adesso, madre. Ditemi che mi aiutate. Sentite. Non lo voglio vedere più, mai più. Eccola qua, Marcella. Ma Marcella, allora, l'hai vista? Ci hai parlato? Beh, come sta? Non c'è male, poveraccia. Aspetta un bambino, e vero? E come no? E chi se lo pensava? Che mascalzone, però. L'ha inguagliata e si è sposata un'altra. Ma che mascalzone? Gli uomini sono tutti così. Guai a chi c'è gatta. Soltanto che la colpa è sempre la nostra. Anche lei a buttarsi sotto un tram. Se ci penso, mi viene male. Ma non te lo ricordi? È sempre stata un po' fanatica. Ma mo, che fa? Dice che il bambino è suo, solo suo, e se lo vuol tenere. Ma brava, ragione. Ma può ringraziare Dio per come gli è andata, no? Eh sì, solo con un bambino. Come farà adesso? Oh. E io come ho fatto? E poi del lavoro adesso ne trova quanto ne vuole. Ci sono certe padrone che queste ragazze che sono state scotate una volta le vanno a cercare. Dice che stanno più tranquille, che non vanno a far l'amore perché hanno che pensare. Disgraziata. Oh, smettila, perché non siamo tutti disgraziati a questo mondo? Ognuno ha i guai suoi, no? Meno male che è finita così per come gli poteva andare. Ci torniamo domenica a trovarla. Come no? Oh, ma adesso andiamo via, se no la padrona chi la sente? Quella quando torna a casa si è arrivata un altro uomo e va a trovare l'uomo.